Let's go, bitches! Sono Power, il vostro guardiano preferito. Mi dispiace se ieri non sono riuscito a fare il video sull'arma esotica che vi avevo promesso, ma gli step sono più lunghi e complicati del previsto, quindi sto aspettando di comunque farli per poter rilasciare il video in modo che potete avere un walkthrough. Ma adesso via al video. Bene, per prima cosa dovete ottenere una runa antiquata. Per ottenerla dovete salire di grado con Eris Morn, o se no avere molta fortuna e durante le evocazioni, quelle con 190 di luce o 260, riuscire a dropparla nei random drop della corte di Oryx. Una volta presa la runa antiquata, beh, dovrete caricarla, come vedete nel gameplay di sottofondo, attraverso quelle che sono le rune sottratte. Dovrete fare ben 3 rune sottratte per poter caricare una runa antiquata. E cosa succede una volta che piazzate la runa antiquata? Bene, ci sarà un mini boss, diciamo il classico boss, che sarà una maliarda. In questo caso la maliarda avrà con sé un compagno che sarà un orco enorme che farà dei danni paurosi. E l'unico modo per poter fare danni alla maliarda, che alla fine è il boss vero e proprio, è solamente uccidendo l'orco. Ci saranno anche degli occhi a cui voi dovrete sparare per ottenere un buff che fino a per 3 potete avere. Quindi se uccidete 3 occhi avrete per 3 di questo buff e potrete infliggere molti ma molti più danni all'orco. Il mio consiglio è di farlo prendere a chi utilizza magari un cecchino con tanto impatto e gittata, o se no a qualcuno con il lanciarazzi. Una volta che avrete abbattuto l'orco dovrete subito correre e uccidere la magliarda il più velocemente possibile, perché dopo un po' di secondi respawnerà l'orco e sarà veramente il panico. Finito questo encounter della corte di Oryx, chi ha messo la runa dropperà sicuramente un artefatto leggendario e tra l'altro vi darà una parte, cioè la parte di usare la runa antiquata e tra l'altro sconfiggerla di Eris Morn per droppare e avere come ricompensa un artefatto di livello 300 viola in questo caso. Ma c'è anche la probabilità che durante l'encounter della runa antiquata possiate droppare engrammi sublimi e leggendari per comunque aumentare il vostro gear score. Ricordate che serve un gear, come c'è scritto, consigliato di almeno 300, ma noi con un gear intorno al 280-290 ci siamo riusciti tranquillamente in 6, perché abbiamo avuto anche fortuna di trovarci nella corte di Oryx. Io spero vi sia di aiuto questo video, vi saluto, bitches!